tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto, prima di cominciare, diciamo tutti ciao in coro alla mia fantastica maglietta pelosa di questo rosa Barbie con questa fantastica stella bianca qua sul davanti. Maglietta pelosa che mi fa sembrare molto stile Peppa Pig, ma vi assicuro che fa un freddo boia, per cui io sto perfettamente con questa maglietta, quindi perdonatemi se non sono perfettamente fashion, ma tanto ciò che importa sono i prodotti di cui vi voglio parlare. E di cosa vi parlo oggi? Vi parlo dei miei acquisti fatti sul sito di Colourpop. Chi mi segue su Instagram sa già che appunto ho postato una foto con il mio pacchettino appena arrivato dal sito di Colourpop e visto che me ne devono arrivare ancora altri tre, avevo pensato di aspettare che mi arrivassero tutti i pacchettini per poi fare un video cumulativo dove vi mostravo appunto tutti i prodotti. In realtà ci ho un pochino ripensato perché ahimè i tempi di spedizione dal sito di Colourpop, che ovviamente è un sito americano per chi non lo sapesse, sono un pochino lunghi, per cui probabilmente i pacchettini mi arriveranno forse per fine dicembre, ma probabilmente addirittura andremo all'anno nuovo. E visto che in questo momento credo ci siano delle informazioni importanti che mi va di comunicarvi, ho deciso di anticipare questo video, intanto mostrarvi quello che ho preso, poi magari per i prossimi pacchi ci aggiorneremo un pochino più avanti. Allora, faccio un attimo una premessa generale appunto sul sito Colourpop, sulle spedizioni, sulla dogana e quant'altro, perché molti di voi me l'hanno chiesto. Allora, il sito Colourpop appunto è un sito americano che solo da qualche mese spedisce in Italia. Il primo ordine che feci, infatti, io lo feci ordinando e avvalendomi del servizio del sito spedizionidagliusa.com. Vi lascio nelle schede, non so mai dove compare il pallino bianco, comunque vi lascio nelle schede tutti i video precedenti che avevo girato appunto sia per quanto riguarda la mia esperienza con il sito www.spedizionidagliusa.com sia appunto dove vi mostro appunto il primo ordine Colourpop che avevo fatto al tempo con tutti i prodotti swatchati e lì potete trovare le informazioni su come ho acquistato quella volta. Ora appunto il sito di Colourpop da qualche mese spedisce in Italia. La spedizione in Italia costa normalmente 9,99 euro, quindi anche le spese di spedizione sono tutto sommato abbastanza contenute rispetto alla maggioranza dei siti internazionali che spediscono appunto in Italia. E la spedizione è tracciata. Il pacco vi arriva con Poste Italiane e ahimè però c'è una pecca in tutto questo. Il pacco viene solitamente fermato alla dogana. Questo perché Colourpop dichiara fuori dal pacco il valore effettivo di ciò che voi avete ordinato. Quindi, a meno che voi non abbiate acquistato un importo inferiore ai 21 euro, cioè abbiamo come margine 21 euro, al di sotto dei 21 euro non si pagano spese di dogana. Ora, io non ho la certezza se i 21 euro siano spese di spedizione incluse o escluse. Credo che le spese di spedizione siano escluse, quindi penso che siano 21 euro netto di importo di prodotto, quindi spedizione escluse, ma non ne ho la certezza assoluta. Comunque, se spendete più di 21 euro, è matematico che il pacco verrà fermato alla dogana e quindi dovrete pagare dazi doganali e IVA. È esattamente quello che è successo anche al mio pacco, che tra l'altro è stato un pochino sfortunato perché di solito per la spedizione Colourpop impiega per farlo partire dagli USA dai 3-5 giorni lavorativi e poi per arrivare in Italia a destinazione ci impiega più o meno una ventina di giorni lavorativi. Nel mio caso il pacco ci ha messo quasi un mese e mezzo ad arrivare perché è stato ben 15 giorni fermo in dogana. Ragazze, questo può capitare, la dogana ovviamente ha una quantità di pacchi da smistare enorme, per cui insomma può capitare che ci si impieghi un pochino di tempo di più. Comunque, al di là di questo, il mio pacchetto è arrivato poi regolarmente con il postino e al postino ho dovuto pagare i dazi doganali. Allora, in questo caso il mio ordine ammontava a 62 dollari e io su 62 dollari ho pagato 5 euro di spese doganali che sono fisse e in più 12 euro di diciamo tasse e IVA
E quindi questi 12 euro sono un importo variabile che varia appunto a seconda dell'importo dell'ordine, dell'importo della merce che avete acquistato. Appunto, pagati i miei soldini al postino, ho potuto tranquillamente ritirare il mio pacco e senza nessun problema. Nel mio caso, visto che comunque il pacco ci ha impiegato un pochino più tempo rispetto al normale, mi ero presa la briga di chiamare la dogana a Milano perché tramite il avevo visto che il pacco era fermo in dogana a Milano, quindi ho chiamato la dogana a Milano e chiedendo insomma se il mio pacco fosse stato smarrito, se c'era qualche problema. Molto gentilmente mi hanno risposto appunto che era tutto in ordine, che c'era solamente da aspettare un pochino di più ca a causa appunto della mole di lavoro che hanno da smistare ogni giorno. Quindi queste le informazioni generali sulla spedizione e sulla dogana che so spaventa molte di voi e onestamente spaventa anche me. È la prima volta che mi capita di pagare la dogana, ho appunto acquistato altre volte dall'estero, ma non sempre i rivenditori esteri indicano o nella bolla di accompagnamento o comunque all'esterno del pacco il valore effettivo della merce e se non lo fanno di solito i controlli avvengono a campione, quindi potreste anche essere fortunati e non incappare appunto nella dogana. Il pacco potrebbe andare liscio e arrivarvi senza che dobbiate pagare spese aggiuntive. In questo caso appunto, come vi ripeto, per il sito di Colourpop questo purtroppo avviene sempre perché dichiarando il valore effettivo della merce la dogana è certa, quindi queste le prime informazioni. Ora passo a mostrarvi il pacchettino come mi è arrivato, che è un pacchettino davvero fantastico, molto curato. All'esterno è un pacco bianco, ma la cosa bellissima è che all'interno, come potete vedere, è fatto in questo modo. Ha tutto questo disegno con la scritta Colourpop che ogni volta cambia a seconda un pochino della stagione, del momento, della collezione che c'è in voga. E in più all'interno del pacco ritroviamo una grandissima quantità di gomma piuma che va a proteggere perfettamente i prodotti che così come mi era capitato nell'ordine precedente dove solo un ombretto era arrivato leggermente secco, ma quello non è stato un problema della spedizione, quindi non è stato un problema del trasporto, ma è stato proprio un problema che mi hanno mandato un articolo fallato, può capitare, ma per quanto riguarda la spedizione i miei prodotti non hanno subito nessun tipo di danno, nessun tipo di urto perché davvero l'imballaggio è fatto molto 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 bene, quindi questo è sicuramente un punto a favore, soprattutto visto che il nostro pacco deve fare un bel viaggio. Che cosa ho preso in questo ordine? In questo ordine ho acquistato per lo più ombretti, poi ho acquistato un blush, un illuminante, e due lip sticks e una tinta nella versione satin. Parliamo ora del packaging dei prodotti. Allora, per quanto riguarda gli ombretti, innanzitutto vi dico che il costo degli ombretti è di 5 dollari e il packaging è questo. La scatolina è fatta in questo modo, è una semplice scatolina di cartone con un buco da cui possiamo vedere appunto il colore dell'ombretto contenuto all'interno. Sopra ha questa parte in questo color verde Tiffany davvero carinissimo e all'interno, come avete potuto già intravedere, la confezione è viola. Molto molto carina la scatolina. Unica cosa scomoda è che le scatoline sono tutte uguali, non c'è indicato il nome della colorazione dell'ombretto che contiene. Per quanto riguarda invece il pack dei blush, è simile, la scatolina dei blush è fatta in questo modo, blush, illuminanti e bronzer. È fatto in questo modo, appunto, sempre simile all'altra, leggermente più grande. Al di sopra invece di essere color Tiffany è in color rosa salmone, direi, e all'interno è sempre viola. La scatolina invece dei lipsticks è fatta in questo modo, sempre bianca, con la scritta lipsticks olografica, fatta in questo modo, così. Spero si riesca a vedere. E l'interno in questo caso è in color verde Tiffany e mentre la parte superiore dove poi c'è riportato anche il nome della colorazione è in questo color viola. Infine l'ultimo prodotto appunto che ho preso è una delle Ultra Satin Lip, quindi delle tinte labbra dal finish satin.
E la scatolina è fatta in questo modo, sempre bianca, sempre con la scritta Ultra Satin Lip in olografica, e al di sopra la scatolina ha questo tassello giallo che la contraddistingue da quella delle tinte invece ultra matte, che dove il tassello è rosso, e all'interno è sempre di questo color, in questo caso viola, più tendente a un viola malva. Eccolo qua, le scatoline sono fatte in questo modo. Il packaging vero e proprio degli ombretti è fatto in questo modo. Gli ombretti sono contenuti in questo pottino bianco con la scritta Color Pop al di sopra, sempre olografica. Spero che riesca a mettere a fuoco, eccoci qua. E nella parte, nel retro, troviamo appunto un'etichetta con il nome della colorazione. Il packaging si apre svitando e gli ombretti si presentano in questo modo. Sono fatti con questa trama superficiale molto particolare a nido d'ape, e la particolarità di questi ombretti, per chi non li conoscesse già, è che hanno una formula molto appunto particolare e innovativa, nel senso che la formula è un perfetto mix tra un ombretto in polvere e un ombretto in crema. Al tatto sembrano in tutto e per tutto un ombretto cremoso, ma sono comunque dei pigmenti pressati, comunque sono degli ombretti in polvere, ma che hanno proprio una consistenza talmente burrosa che appunto da dare la sensazione di toccare un prodotto in crema. Fa un pochino dispiacere anche andarli a toccare, perché devo dire che la trama è davvero molto 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 carina, però insomma sono talmente belli che non utilizzarli è un peccato. E bisogna stare sempre molto attenti, proprio in virtù di questa loro particolare formulazione, a chiuderli bene ogni volta che li si usa, perché altrimenti tendono a seccarsi. Per quanto riguarda la qualità, non posso assolutamente dire che bene, perché sono di una qualità eccellente, ma lo vedrete poi adesso che vi mostrerò gli swatch. Devo dire che c'è una lieve differenza tra le colorazioni metalliche e le colorazioni matte. Le colorazioni matte risultano leggermente più difficili da lavorare. Sicuramente le colorazioni metalliche sono quelle più belle e che secondo me vale di più la pena acquistare. Per quanto riguarda invece i lipsticks, sono fatti in questo modo. Il packaging è fatto in questo stick bianco, proprio stile direi matitone rossetto. Fatto in questo modo, nella parte posteriore ritroviamo questo tassellino colorato dove appunto c'è riportato il nome del prodotto. Si apre in questo modo e lo stick è fatto così. Eccolo qua, fatto in questo modo. Quindi in tutto e per tutto un classico rossettino in stick, così. Unica pecca è che la quantità di prodotto contenuta all'interno è davvero poca. Se non sbaglio, parliamo di 1 grammo di prodotto. Sì, l'ho letto qua ora. Quindi la quantità è davvero minima. E questi, anche in questo caso, costano 5 dollari. Scusate, non 5 euro. E infine l'Ultra Satin Lip, che è fatta in questo modo. È appunto una classica tinta labbra, classica forma di uno stick di tinta labbra, fatto così, sempre con la scritta Color Pop Ultra Satin Lip olografica, così. E potete ovviamente vedere il colore della tinta già dallo stick. L'unica cosa che tende un pochino ad ingannarvi, e che vi dico mi è successo con tutte le colorazioni che ho acquistato, è che la tinta vista così sembra leggermente più chiara. Una volta che andate poi ad applicarla sulle labbra, tende a scurire, e questo capita più o meno con tutte le colorazioni che ho al mio possesso, quindi credo sia una caratteristica di questi rossetti. Vado adesso a farvi gli swatch di tutti i prodotti che ho acquistato, e così ne parliamo poi meglio insieme. Eccomi di ritorno con gli swatch pronti, e parto con mostrarvi i 6 ombretti che ho deciso di acquistare. Allora, il primo che vi mostro si chiama Winnie, è così nella sua jar, nel suo pottino. Eccolo qua.
ed è così swatchato. Guardate ragazze che meraviglia questi ombretti. Ecco qua, facciamo così in modo che li potete vedere insieme. Sono davvero qualcosa di fantastico. Quindi questo è Winnie. Poi il colore successivo è Lala. Lala che nel suo pottino è così. Eccolo qua, sperando che riesca a metterlo a fuoco. Questo è Lala e swatchato è questo, quindi questo è Lala nel pottino e Lala swatchato. Eccolo qua. Poi, prossimo colore che vi mostro si chiama Muse. E i primi due che vi ho mostrato hanno un finish metallizzato, questo ha un finish perlato. Il colore Muse è così nella sua jar. Eccolo qua. E così è swatchato. Eccolo qua, anche questo pieno di riflessi, meraviglioso davvero. Ok. Poi il colore successivo è Hammered, ovviamente vi lascio anche tutti i nomi scritti, dato che il mio inglese, come mi avete fatto notare anche voi spesso, diciamo è un po' carente, per cui ovviamente vi scrivo anche tutti i nomi. Questo è Hammered, che swatchato è così, eccolo. E anche in questo caso abbiamo un finish metallico, così. Poi colore successivo è Brady ed è l'unico colore matte che ho deciso di acquistare in questo ordine. Brady è così nel suo pot. Eccolo qua. Questo è Brady che swatchato è qua, eccolo, swatchato è così, è questo. Come vedete rispetto agli altri è sicuramente meno scrivente, ma questo magari non è necessariamente un difetto perché con i colori matte si rischia più facilmente di fare macchia. Questo è comunque un colore chiaro, comunque eccolo qua, ho dovuto fare un paio di passate prima di arrivare a questa intensità. Mentre con gli altri è bastato giusto sfiorarli per avere l'intensità che avete visto. E l'ultimo ombretto che vi mostro si chiama Midnight ed è questo qua su. Midnight che nel suo pottino è così. Eccolo qua. E swatchato appunto è questo. Anche in questo caso è un finish metallico. Come vedete, anche questo è un colore che io oserei definire meraviglioso. Passo ora a mostrarvi due prodotti viso che ho deciso di acquistare, di cui uno è un illuminante e uno è un blush. Non vi ho mostrato prima il packaging, ma che è in tutto e per tutto simile, a quello degli ombretti. Il packaging è fatto sempre in questo modo, sempre solito pot bianco, ovviamente la quantità di prodotto contenuta all'interno è di più, è 4,2 grammi per quanto riguarda i prodotti viso, mentre per quanto riguarda gli ombretti parliamo di 2,1 grammi. L'unica differenza è che illuminanti e bronzer non hanno la trama tipica che vi ho mostrato prima, non hanno la trama a nido d'ape, ecco qua, ma sono appunto lisci. Mentre per quanto riguarda i blush hanno la stessa trama degli ombretti, ve lo mostro subito, vedete? Parto col mostrarvi subito appunto il colore di blush che ho preso e che ho in mano. Questo si chiama Aphrodisiac. Ed è appunto questo colore di blush totalmente matte, un mix tra un rosa e un marroncino che swatchato è così. Eccolo qua, è questo colore qua. Come
Come vedete è totalmente matte, anche piuttosto scrivente. Per ottenere questa scrivenza io ho fatto un paio di passate, ma comunque scrive bene per essere un blush. Anche in questo caso la texture è simile a una texture in crema e per l'applicazione Colourpop consiglia l'utilizzo di un pennello sicuramente a setole sintetiche, ma in particolare consiglia l'utilizzo di un duo fibre per avere quindi un'applicazione un pochino più sfumata e più facilitata. Ecco qua, quindi questo è il blush. Bellissimo, tra l'altro. Non vi so dire niente per quanto riguarda i prodotti viso perché non li ho ancora messi all'opera. E tra le altre cose, il prossimo prodotto che vi mostro, che avete già intravisto, è questo che in teoria è un illuminante che si chiama Do Not Disturb. Ed è questo illuminante, direi piuttosto evidente e sicuramente non adatto al mio tipo di carnagione. Tant'è vero che io l'ho acquistato per utilizzarlo come ombretto, perché il colore dagli swatch che ho visto online mi è sembrato davvero fantastico. E ora che l'ho swatchato e ce l'ho in mano, posso appunto confermarlo. Guardate, è questo. Cioè, ha una scrivenza davvero pazzesca e credo che questo sarà fantastico utilizzato appunto come ombretto. Sarà un ombretto che mi durerà tutta la vita, perché appunto con una quantità di prodotto del genere mi durerà tutta la vita. Speriamo che non si secchi presto, ma il colore è fantastico. Quindi ecco qua. E adesso passo a appunto mostrarvi i prodotti labbra che ho deciso di acquistare. In questo ordine appunto ne ho presi pochi, nei prossimi che arriveranno ne vedrete sicuramente di più. Parto col mostrarvi appunto la tinta labbra, la Ultra Satin Lip, che ho acquistato nella colorazione Barracuda, una colorazione molto molto famosa che swatchata è così. È davvero meravigliosa. Allora, questa l'ho giusto provata sulle labbra, quindi non vi so dire granché anche qua sulla durata, ma posso dirvi che la texture è quella di una mousse. Vi mostro anche velocemente lo scovolino. Scovolino che è fatto in questo modo. È uno scovolino piccolino, un classico scovolino appunto in spugnetta. Abbastanza piccolino che facilita quindi l'applicazione. Direi che preleva anche la giusta quantità di prodotto per fare tutte le labbra, quindi con il prodotto che trovate sull'applicatore riuscite a fare tranquillamente tutte le labbra. Va comunque applicata una piccola quantità di prodotto perché la scrivenza è eccellente, come potete vedere. E come vi dicevo prima, comunque la colorazione una volta stesa, una volta asciutta, tende a scurire un pochino rispetto alla confezione, a come la vedete nella confezione. E appunto per quanto riguarda la texture, è una texture in mousse che però ovviamente si asciuga. Questo appunto è un finish che dovrebbe essere satin. Io in realtà lo vedo quasi matte. Ha sì una lieve lieve luminescenza, ma una volta applicato, onestamente, non si nota più di tanto. Certo, non è un effetto velluto, ma io lo definirei più un effetto matte che un effetto luminoso, ecco, che un effetto satinato. Non mi veniva il termine giusto. E poi ho deciso di prendere appunto due lipsticks. Il primo che vi mostro è nella colorazione Tutsi, che anche in questo caso è una colorazione appunto famosissima. È così nel suo stick, eccolo qua, e swatchato è così, è questo, è questa sorta di nude tendente al marroncino ma con una punta anche di grigio all'interno, eccolo qua. E il prossimo colore che vi mostro, non ve l'ho detto, questo ha un finish matte perché comunque anche i lipsticks hanno vari finish, esistono in varie tipologie di finish. Il prossimo colore che vi mostro invece è Cami, che invece in questo caso è un matte X, quindi come se fosse un extra matte. E così è swatchato, aiuto, eccoci qua, così è swatchato. Anche questo colore è bellissimo, tra l'altro è il colore che mi vedete anche sulle labbra. Per quanto riguarda la texture, si tratta di una texture sicuramente cremosa e facile da stendere. Il finish extra matte è davvero molto molto matte, rimane abbastanza confortevole sulle labbra, dura anche parecchio, però rimane comunque confortevole.
Stessa cosa posso dire per il finish matte, che comunque ha una durata buonissima e risulta sempre molto confortevole. L'unica pecca di questo prodotto è la piccolissima quantità, appunto, contenuta nello stick. Un grammo è davvero poco. Faccio un piccolo riepilogo per quanto riguarda i prezzi, perché non credo di avervi detto quello dei prodotti viso. Comunque, i lipsticks costano 5 dollari, così come gli ombretti, sempre 5 dollari. Le tinte labbra, sia nella versione appunto satin che nella versione ultra matte, costano 6 dollari l'una. Mentre per quanto riguarda i prodotti viso, costano 8 dollari, sia per quanto riguarda illuminanti, terre e quant'altro, sia per quanto riguarda appunto i blush. Che dirvi in generale su questi prodotti? Per quanto riguarda gli ombretti, io assolutamente li straamo. Tanto è vero che negli ordini che ho già fatto e che vedrete quindi prossimamente, ne ho ordinati davvero una quantità immane. Io ne possiedo già credo 6 o 7 colorazioni, a cui si aggiungono queste 6, ne ho ordinate tantissime e lo vedrete perché li amo. Soprattutto i finish metallici sono davvero, come avete potuto vedere, fantastici. Guardate che resa. Come vi dicevo prima, assolutamente in questo caso si tratta di swatch fatti tutti praticamente con un'unica passata e davvero sono qualcosa di fenomenale. Guardate, cioè, hanno una resa meravigliosa anche sull'occhio. Durano bene sia applicati con il primer che applicati senza primer, non perdono di intensità durante il giorno e soprattutto, cosa importantissima, non si vanno ad infilare nelle pieghette. Io li utilizzo comunque in generale sempre con un primer, perché comunque mi fido di più, ma vi assicuro che anche senza primer hanno una buona resa. E quindi non mi danno nessun tipo di problema. La cosa bella che mi piace di questi ombretti è che, anche per quanto riguarda quelli molto glitterati, come potrebbe essere questo o questo, che addirittura ha dei glitter anche più evidenti, almeno visti dal vivo, credo che dalla fotocamera sia difficile coglierli, ma vi assicuro che dal vivo si vedono. La cosa bella è che i glitter non fanno fallout né al momento dell'applicazione, né tantomeno durante il corso della giornata, che è una cosa che io odio negli ombretti. Questi non fanno assolutamente questo tipo di difetto, che è una cosa fantastica. Tra l'altro, proprio in generale, a livello di fallout, praticamente è inesistente. Ovviamente si applicano in maniera eccelsa con le dita o con un pennello piatto. Io in generale preferisco l'applicazione con le dita, ma li applico facilmente anche con il pennello. Se utilizzati con un pennello da sfumatura, anche per andare magari a sfumarli nella piega, o insomma proprio a sfumare un pochino il make-up, sono comunque facili da sfumare, non fanno macchia. I colori sicuramente metallizzati, perlati, hanno una texture migliore e una scrivenza migliore rispetto al finish matte. Il finish matte ha una pecca, che è quella di seccarsi nel pot un pochino più velocemente rispetto a quelli dal finish perlato. Io ne ho uno matte appunto che avevo acquistato tempo fa e ahimè si è seccato. Nonostante io l'abbia tenuto comunque sempre chiuso molto bene, quindi questa è una nota che mi sento di farvi. Per il resto li amo, gli ombretti li amo assolutamente. Per quanto riguarda appunto i prodotti viso, non vi so dire, ma vi farò sicuramente sapere a breve. Per quanto riguarda i prodotti labbra, allora, io so che molte persone, molte ragazze amano tantissimo le tinte ultra matte. Io ragazze non faccio parte di quella categoria, forse per il fatto che ho le labbra secche, ma secondo me le tinte ultra matte tendono davvero a seccare molto, a non essere particolarmente confortevoli e soprattutto su di me fanno un effetto bruttissimo, che è quello di andare via sbriciolandosi, cioè si sbriciolano sulle labbra, non vanno via in maniera omogenea, non durano quanto dovrebbero perché per comunque il tipo di finish che hanno e per il tipo di prodotto che sono dovrebbero durare tantissimo, invece non hanno una durata eccelsa, soprattutto se bevete, se iniziate a bagnarle un pochino.
non hanno un tipo di reazione che amo molto, insomma, non mi piacciono. Voglio vedere come si comportano queste ultrasatenne, appunto, che hanno comunque un finish diverso perché quelle ultramatte hanno una texture proprio molto liquida, mentre queste sono proprio più in mousse. Vedremo come si comportano. Per quanto riguarda invece i lipsticks, mi piacciono davvero tanto, ne possiedo già 4-5 colorazioni, mi ci trovo molto bene. Appunto, le colorazioni matte hanno una durata eccelsa e anche un comfort molto molto buono sulle labbra, quindi sono sicuramente un prodotto che mi sento di consigliarvi. E niente, con questo vi ho mostrato tutti i miei acquisti per quanto riguarda ColourPop, vi ho dato anche un pochino di informazioni generali che spero vi siano state utili. Se avete ulteriori domande, fatemi sapere con un commento qua sotto, sarò felice di rispondere ai vostri dubbi, alle vostre perplessità. Io spero, come al solito, che il video vi sia stato in qualche modo utile. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollicino in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E se vi va, seguitemi anche sui miei social, che trovate tutti linkati qua sotto, nell'info box. E niente, io come al solito vi mando un mega bacione, vi ringrazio sempre tutti e sempre se vi va, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!